La pazienza è una virtù che praticano gli orientali. Il karate nasce in Giappone, quindi il sillogismo è belle fatto. Chi combatte sul tatami sa aspettare. Un'attesa lunga una vita, dalle origini al 2020, quando finalmente diventa sport olimpico, ma poi a Tokyo deve fermarsi come tutti per il Covid. Un anno senza gare a nessun livello, con regole per la missione olimpica che cambiano in corsa e l'impossibilità di pianificare in anticipo la attività. Eppure qui non se la prende nessuno, anzi. Abbiamo seguito dei protocolli ben precisi, avevamo definito degli obiettivi da raggiungere all'inizio e li abbiamo testati durante tutto questo anno. Secondo me li abbiamo raggiunti ampiamente e speriamo siano supportati da quello in gara. Mattia Busato da Castelfranco Veneto, già campione europeo e bronzo mondiale, specialità kata, quindi combattimento, è uno dei tre azzurri già entrati ad Olimpia dalla porta principale con Viviana Bottaro e Luigi Busà. Ma almeno altri tre italiani potranno arrivare a Tokyo dall'ingresso di servizio dell'evento di Lisbona di fine aprile che completerà il ranking, oppure dalla qualificazione diretta offerta dal torneo preolimpico di Parigi. Le aspettative sono alte. E a Tokyo Busato non sarà il solo a puntare apertamente al podio. Un'occasione più unica che rara, perché poi il karate rientrerà nei ranghi fuori dall'Olimpiade dopo aver vissuto una sola estate a cinque cerchi.